Lo si dice e lo si fa. Ta-da-da-da. Matteo, allora spieghiamo perché sono troppo contenta. Allora, io avevo una giacca a cui sono affezionatissima di 10-12 anni, che ovviamente si era un po' rovinata, un po' lisa, soprattutto nella parte esterna, mentre la parte interna era sana. Allora, voi mi avete recuperato un guscio uguale, una parte esterna, ora l'abbiamo attaccata. Mi stai prendendo il vecchio cappuccio? Allora, è un F9, quindi è una giacca che ormai ha 9 anni. 9 anni, però usata quanto e come l'ho usata io è come se ne avesse 15. La parte dentro invece no, il piumino è buono e lo riutilizziamo con un guscio esterno nuovo. Mi prendi il cappuccio vecchio, lo attacchiamo su questo. E il mio guscio qui da buttare non lo si butta, giusto? No, lo ricicliamo. Il materiale può essere riciclato e se qualcuno ha qualche idea creativa, perché no? Ci abbiamo fatto delle sacche, ci abbiamo fatto un po' di tutto. Se poi non c'è il processo che riusciamo a trovare qualcosa da poter recuperare, lo mandiamo su un'azienda che sappiamo di che materiali sono fatti, quindi considerare dove e come smaltirle. Sono troppo fiera della mia giacca riciclata. Mezza riciclata. Sì, cioè, abbiamo allungato la vita dei nostri prodotti, quindi abbiamo fatto un investimento. Ora stai facendo l'uomo istituzionale. Sì, sai, un po' ogni tanto devo farlo purtroppo. Però è così. Mi stavi dicendo che? Che abbiamo riallungato la vita di un prodotto, quindi abbiamo immesso in circolo meno materiale. Quindi l'impatto che oggi tu, Tessa, hai generato è ancora inferiore. Sono troppo fiera della mia nuova giacca.